Non ci siamo, ragazzi. Anche nel 2022 non ci siamo. Peppino Marietto è stato qua, ma mi sa che non è stato Peppino Marietto a sto giro. Sto giro sono stati quelli di Hazard. Che adesso vi faccio sentire chi sono stati, va? Vabbè, sai che sono stati loro dentro. Ragazzi, vabbè, casino. Alfa Romeo Mito, adesso vi faccio vedere anche con la bellissima GoPro. Andiamo un po' per ordine. Allora, lampadina T20, diciamo che è a norma, quella è a norma. Andiamo giù, va? Alfa Romeo Mito, ricordo che ha il diurno abbagliante e anabbagliante il LED. Allora, qui ci siamo. Mamma mia, ragazzi, cosa avete solo il tiro fuori io? Allora, c'è una lampadina un po' che non lo so che cosa sia, ma tra l'altro è messa al contrario. E adesso la tiriamo fuori. Poi, un'altra roba bellissima che si vede qua è il tappo dell'abbagliante forato. Ma scusate, il tappo dell'abbagliante non va forato, va forato quello dell'anabbagliante. Vabbè. L'anabbagliante invece chiuso, eccolo qua. Cosa hanno fatto? Non è che hanno utilizzato il tappo questo qua classico, hanno utilizzato hanno bucato il tappo, eccolo qui, hanno bucato questo qua, il tappo, e in più sopra questo tappo l'hanno incollato. Incredibile. Poi andiamo a tirar fuori la lampadina H7, andiamo a vedere. Qua hanno sparato. Se facevi in mezzo vincevi 100 punti. Ma come si fa? Io non lo so. Mamma mia, io faccio i video per niente. Ma è meglio che sto a casa, ragazzi. Ma sto a casa, mi godo la mia famiglia. Che cavolo faccio i video? Allora, togliamo sta lampadina del cacchio. Se riesco a toglierla, perché l'hanno incastrata per bene. Vediamo se ce la faccio. Guardate cosa hanno combinato. Hanno messo tutto al contrario. Mamma mia. Eccola qua. Schifo. Vedete tipo le fotografie, quelle segnaletti quando ti fermano la polizia? Tuf. 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 Tipo una roba del genere, ecco. E allora, qua mettiamolo qui. Aspetta, che non è ancora finita, ragazzi. Il bello deve ancora arrivare. Andiamo sull'abbagliante, va? Non è kit Apollo, ragazzi. I kit Apollo e i kit della Rio World Italia sono tutti quanti marchiati RT. Ecco qua, ho preso un'altra base tanto per farvi capire. Non so se si può vedere. Vedete anche le dimensioni come cambiano? Vedete che c'è i LED e questi LED come cambiano? Sembra tutto uguale, ragazzi, vero? E poi soprattutto il discorso che dicevo prima. La marchiatura RT, ok? La marchiatura RT va a dare una, diciamo, come dire, una verificazione del materiale in mano all'installatore o all'acquisto del prodotto. Io l'ho comprato a prezzo più basso e il tuo, guarda, è identico, non è identico.
perché il prodotto, questo che è quello originale, viene identificato con RT. Sono cose assolutamente importanti da capire e sapere. Quindi, che dire, come sempre le installazioni da incubo, tra l'altro molte Alfa Romeo queste cose vengono un po' pastrocchiate, mi spiace, e niente, andremo a fare una bellissimo, diciamo, un punto zero, chiamiamo punto zero, quindi andiamo a togliere totalmente tutto quello che è inserito in questa macchina per mettere poi i kit idonei, ideali, perché il cliente ovviamente non è venuto qua per il problema della lampadina che non è originale, il cliente è venuto perché non vede niente, quindi il problema è questo, non vedo niente, quindi comunque quei prodotti che non sono originali, in più la qualità è bassa, pessima. Ragazzi, come sempre spero di essere stato d'aiuto, per ricordarvi sempre di acquistare e fare l'installazione da persone competenti, perché sennò poi vi ritrovate come l'Alfa Romeo Mito qua alle mie spalle. RGC il mio stag, il mio shop.elettrosegnomino-discount.com è l'e-commerce, quindi lo shop online. RGC l'avevo detto, i miei social, Facebook, Instagram, TikTok e YouTube, iscrivete a tutti e quattro canali, il mercoledì live 18:30, sempre connessi sui miei social. San Zeno Lambro, via Primo Maggio, Civico 16 e 02 98 26 0207. Ragazzi, se volete farmi un po' magari la pasta, non so, il sugo con queste, si possono segare e via. Ciao ragazzi.